Ricordiamo, questa è la speranza, ricordiamo che in occasione della festa del 17° compleanno si svolge oggi la premiazione dei migliori disegni pervenuti per il concorso Albui e Bimbi dell'ospedale di Padova della città della Speranza. I primi 12 faranno parte del calendario dei bambini 2011, dove oltre a questi saranno presenti altrettanti disegni di bambini ricoverati che mandano i loro saluti ai bimbi del centro commerciale Palladio. Il calendario verrà prodotto in 3.500 copie e distribuito ufficialmente dal 13 al 19 di dicembre. Questa iniziativa, comune per tutti i centri dove è presente l'ipermercato Elisfero, è esclusivamente mirata alla raccolta fondi per la Fondazione Onlus Città della Speranza, il cui scopo è di permettere le cure a tanti bambini malati di leucemia. Ma ad approfondire questo dedicato discorso c'è qui con noi la signora Stefania Fochesato, portavoce della stessa fondazione, che illustrerà quelli che sono un po' le linee guida della Città della Speranza. Facciamo un applauso per la signora Stefania che è qui con noi oggi, prego. Buonasera. Allora, per chi torna ogni anno ormai mi conosce, ci conosce come fondazione, perché sono 6 anni che mi è fatta questa iniziativa e per l'occasione vengono selezionati dei disegni e poi questi danza. Quest'anno si è ampliata l'iniziativa perché anche i bambini dell'ospedale hanno fatto dei disegni per i bambini che sono qui oggi. La fondazione è nata 15 anni fa per sostenere il reparto di oncoematologia pediatrica e all'inizio proprio per costruirlo in quanto inesistente a Padova. Successivamente si è iniziato a investire nella ricerca perché il scopo della fondazione è che tutti i bambini un giorno possano diventare adulti. E i risultati nel tempo ci sono stati, perché se pensiamo che la leucemia, ad esempio, nel 75 aveva un tasso di guarigione del 25%, oggi siamo al 75%, in certi casi addirittura all'85%. Questo significa che investire nella ricerca ha un significato importante. Quindi ogni anno la sosteniamo con circa 1.200.000 euro. Investiamo anche nel reparto degli hospital a Vicenza, è appena stato inaugurato il pronto soccorso pediatrico e l'anno prossimo vedremo la torre della ricerca. È una torre che è stata costruita, che è in via di costruzione a Padova, dove lavoreranno 350 ricercatori. Un investimento di 25 milioni di euro. Ad oggi abbiamo già raccolto metà dei fondi grazie ai contributi delle piccole iniziative, che è l'euro che si può lasciare in qualsiasi momento nelle cassettine, alla raccolta fondi e donazioni che vengono fatti anche, ricordiamo, dal centro commerciale oggi, a qualsiasi tipo di attività alla quale si può partecipare. Quindi se cominciamo ad abituare anche i bambini a donare un euro, noi diciamo sempre che un mattone poi della torre della ricerca sarà di ognuno che ha donato l'euro. Quindi tutti un giorno possiamo dire la torre è anche mia, e questo deve essere un grande orgoglio. Adesso vi ringrazio e penso che procediamo con le premiazioni. Grazie ancora, buonasera. Ringraziamo la signora Stefania. Allora, un ringraziamento va anche a tutti i bambini che sono i grandi protagonisti di questa giornata, ai loro genitori, gli insegnanti e a tutti coloro che contribuiranno con una piccola donazione al sostegno della Fondazione Città della Speranza, acquistando questo bellissimo calendario. Allora, adesso vorrei sul palco gli insegnanti o i rappresentanti o qualche genitore che se ne possa far carico delle scuole partecipanti, a cui consegneremo un omaggio da parte del centro commerciale Palladio. La prima scuola che gentilmente dovrebbe venire qui sul palco è la scuola elementare Perlasca di Quinto Vicentino. Un rappresentante. Lei signora è da parte del centro commerciale, lei si chiama? Paola. Buongiorno, anzi buon pomeriggio. Questo è il pacco regalo, lei si ricorda di portarla a scuola dopo? Certo, se l'hai già imboscato, non volevo dire, lo porta sicuramente a scuola, certo, perfetto. Facciamo un applauso anche per la signora. Prego, prego. Scuola elementare Toaldo di Monte Galdella. La scuola elementare Calderari di Longare, se c'è qualche rappresentante. Oh, perfetto. Lei è rappresentante in quanto la figlia va a scuola. Sì, perfetto, benissimo. Come ti chiami? Vittoria. Che classe fai? Quinta. La quinta, ragioneria? No, elementare, elementare, certo. Allora, diamo un regalo. Facciamo un applauso per la bimba e la signora. Grazie molte. Grazie a voi. Proseguiamo, abbiamo la scuola.
Scuola elementare Papa Giovanni XXIII di Costozza. Eccolo, venga, venga. Venga signora vestita di bianco, venga signora vestita di bianco, venga, prego. Oh, tu che classe fai? La quarta. La quarta, lei invece è in qualità di maestra. Di maestra, anche lei è maestra? Sì, sì. Insegnante, il nome? Di Antoni, Murano. Perfetto, voi insegnate in quale classe? In quarta, tutte e due maestre sue di lui, cioè lui è da solo con due maestre. No, ci sono. Ah, sorvegliato speciale, porca, mi ha messo bene. Diamo il regalo per la scuola elementare Papa Giovanni XXIII, e facciamo un applauso alla scuola di Costozza, grazie molte. Scuola elementare Piccoli Angeli di Nanto. Scuola elementare Piccoli Angeli di Nanto. Se c'è qualche genitore, qualche insegnante, qualche bambino della scuola elementare Piccoli Angeli di Nanto, venga, venga, ecco, ce ne sono, perfetto, adesso vanno a pugni. No, di in generale, così. Come ti chiami tu? Abigail. Joele, perfetto. C'era anche un'altra signora che ho visto, venga signora, venga. Confermi, è in classe, è in scuola con te? No, se tu lo confermi, se no li faccio scendere. Nome? Daniel, perfetto, gli facciamo un applauso, loro rappresentano la scuola Piccoli Angeli di Nanto. Il regalo, eccola qui la borsa. Perfetto, dovrete consegnarla tutta la scuola, poi dopo, benissimo. Grazie molte, grazie. Abbiamo la scuola elementare Magrin di 7K. Cioè, sono un deficiente proprio, però faccio dei corsi per essere a sto livello. La scuola di Villa Ganzerla. Venga, venga. Scuola elementare Zanella. Attenzione. Il regalo anche per loro che rappresentano la scuola, grazie a voi. Come ti chiami? Michelle. Oh, Michelle. Facciamo un applauso per i rappresentanti. Grazie a lei, mi scusi. Grazie ancora in rappresentanza della scuola Zanella. Allora, grazie di cuore a tutti voi per averci to. Vieni Elena. Elena Casarotto, accompagnata, venga signora, venga anche lei. Quanti anni hai? Sette. Sette, oh, lei che classe fa? Seconda. La seconda, è un po' grande per fare la seconda, però vabbè, non importa, ognuno ha le sue. Facciamo un bel applauso, lei ha fatto il disegno secondo classificato. Guarda, questo è il regalo per te. Va bene? Perfetto, grazie Elena. Andiamo con il mese di febbraio, un bimbo, Gianmarco Stocco, della scuola Fogazzaro. Usato. Eccolo qui, oh! Vieni Stefano, mese di marzo. Facciamo un bel applauso per Stefano, quanti anni hai? Sette. Sette anni, e che disegno hai fatto tu? Bambino con le braccia aperte. Un bambino con le braccia aperte, bravo Stefano. Ce la fai? Vuoi che te lo tenga io? No. Che sarà mese di marzo fra i secondi classificati. Tu? Sette. E fai la? Seconda. La seconda. Premio anche per Joele, che sarà il mese di aprile. Facciamo un bel applauso per Joele, bravo, grazie. Complimenti. Facciamo un bel applauso per Sara, che sarà protagonista del mese di maggio. Senti, che disegno hai fatto tu? Ho disegnato un albero con gli uccellini colorati e delle scritte. Quali? Noi vi aiutiamo, noi vi proteggiamo, Anna, Luca e Marco, vi teniamo stretti e vicini. Ok, facciamo ancora un bel applauso, brava Sara, della scuola Marconi di Lumignano. Quanti anni hai? 8. Oh, il tuo disegno era... No, che è successo? Ma che t'ho offeso? No, aspetta, lei è la mamma? Conferma? Lei quando è nata c'era? Certo. Ci ha pensato un attimo, come dire, no, forse stavo andando, ero al bar. Che disegno ha fatto? Ha fatto i bambini in giro tondo che si tenevano per mano. Sì, è così, confermi? Ho visto un altro disegno la mamma. No, è il tuo, perfetto, gli facciamo un applauso, Stellina. Grazie a Daniel. Facciamo un bel applauso per Daniel. Daniel, che disegno hai fatto tu? La pioggia di cuori. Oh, e quanti anni hai? Un attimo che ci pensa. Sei, invece domani ne avrai. E il regalo
che ti diamo per il tuo bellissimo disegno. Grazie Daniel. Non mi ricordo più perché me l'ha detto. È Abigail o Abigail? Abigail, Abigail. Quanti anni hai? 7. 7. Che disegno hai fatto? Un sole. Il sole e basta. Solo il sole. Con il prato, con i fiori. Oh, con il prato e con i fiori. Diamo il regalo ad Abigail. Grazie molte, facciamo ancora un bel applauso, grazie, brava Abigail. Settembre, Elisa Tezza della scuola Perlasca di Quinto Vicentino. Elisa, protagonista di settembre. Che disegno era il tuo, Riccardo? Dei giocatori di calcio che dicono forza, metticela tutta che presto sarai squadra. Perfetto, ricordiamolo che i giocatori avevano la maglietta del Milan, molto bene. Era così, Riccardo? E la maglietta del Milan avevano? No, vabbè, eh? Per Tommaso! Tommaso, il tuo disegno com'era? Facciamo un bel applauso, a prescindere. Grazie. Facciamo un bel applauso per Tommaso, bravo! Facciamo un bel applauso per Michelle! Il tuo disegno qual era? Era dei fiori, un arcobaleno e un cuore. Oh, Pierluigi. Signor Pierluigi, buon pomeriggio. Grazie. Prego, non gli frega niente. Che disegno hai fatto? Il 23esimo. Eccolo che sta arrivando Riccardo. Per il mese di ottobre facciamo un applauso a Riccardo. Prendi pure i premi, Riccardo. Eccolo. Venga, venga anche lei sul palco, venga. Senti, che disegno hai fatto? Un trenino che porta gioia, amore, felicità. Alleluia, bravo, bravissimo. Facciamo... Mese di dicembre, Vittoria, Giorgia Capraro, della scuola Carderari di Longare, eccola qui. Facciamo un bel applauso per Vittoria Giorgia. Che disegno hai fatto? Un cuore che fa un giro tondo assieme ai bambini. Oh, perfetto. Il suo disegno sarà protagonista del mese di dicembre, le diamo i regali, grazie ancora, grazie anche a Giorgia, Vittoria Giorgia Capraro, chissà quanti fra questi pittori in erba potranno magari un giorno essere premiati e magari avere la possibilità di andare oltre quello che è il disegno.